giriamoci troppo intorno. Lost in Random rappresenta l'ennesima chicca targata EA Originals e vuole ricordarci, sempre che ce ne fosse bisogno, che anche le produzioni più piccole possono destreggiarsi in quel mare di squali che è il mercato videoludico moderno e possono farlo con personalità, ottenendo, al netto di qualche compromesso, i giusti e meritati riconoscimenti. Amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, io sono Stefania e questa è la recensione di Lost in Random a cura del nostro Marino Puntorieri. Di Ale, una dispotica regina, comanda con il pugno di ferro i suoi abitanti, seminando il terrore mediante l'uso della forza bruta e di un oscuro dado che rappresenta l'unica apparente fonte di un antico e misterioso potere. Tutti si piegano alla volontà del dado nero della regina e ogni suo lancio sancisce con ineluttabilità il destino di tutti i cittadini. Raggiunti i 12 anni, infatti, ogni giovane ha l'opportunità di lanciare quel magico cubetto per cambiare il proprio destino e magari passare il resto della vita in uno dei 6 reami che riflettono le varie facce del dado stesso. La storia di Lost in Random inizia proprio nella città natale di Even, situata nei bassi fondi del reame di Primagora, dove assistiamo al rapimento da parte degli scagnozzi della regina della sua amata sorella Odd. La ragazza, infatti, aveva ottenuto un 6 pieno al lancio del magico dado, un risultato che la obbliga a passare il resto dell'esistenza proprio al fianco del tiranno in quella che potremmo considerare l'upper class del regno di Alea, ovvero il reame del sesto incanto. Da tutti è considerato, almeno sulla carta, come un vero e proprio paradiso pieno di privilegi, ma Odd non è dello stesso avviso e Even ha deciso di salvarla. Così, la nostra protagonista intraprende un viaggio attraverso i 6 tenebrosi reami per salvare sua sorella dalle grinfie della regina, facendo amicizia, tra mille peripezie, con un piccolo dado senziente. Quest'ultimo è capace di sprigionare a sua volta un antico potere in grado di destabilizzare i vari e contorti inganni tramati con astuzie dalla despota. La trama che mano a mano si dipana giocando Lost in Random segue per certi versi i canovacci tipici della fiaba tradizionale, attraverso una piccola evoluzione caratteriale della giovane protagonista, enfatizzata dal rapporto con il sempre più amico e sempre più fidato compagno Dicey. Dalla testardaggine e caparbietà delle prime ore, passando allo sconforto e la rabbia, fino alla consapevolezza e accettazione dei propri limiti, Even mette in gioco tutta se stessa per superare i vari ostacoli, che ancora la separano dal ricongiungimento con l'amata sorella. Durante le circa 12 ore necessarie per raggiungere l'epilogo, siamo rimasti colpiti dal continuo susseguirsi degli eventi, che riescono a proporre una trama che schiva con abilità tutte quelle soluzioni che sarebbero risultate più banali, ma che invece, grazie anche al peculiare comparto stilistico, viene sconquassata di continuo dalle variopinte interazioni con altri personaggi chiave o semplicemente con le comparse. Rimane comunque una certa linearità di fondo ed evidente la scelta degli sviluppatori di mantenere alcuni paletti di riferimento, oltre ai quali il team ha deciso di non spingersi. Sotto questo aspetto rimane solo un po' il rammarico per non aver osato di più in alcuni punti, soprattutto nella seconda metà dell'avventura, così come nell'epilogo, che comunque ci ha lasciato soddisfatti. Per quanto riguarda i combattimenti, Lost in Random alterna un minimo di studio e tattica, a seconda delle carte a disposizione in una specifica mano, alla frenesia scaturita dall'effettiva componente aleatoria. La piccola Even è in tutto e per tutto una minuta ragazzina che può esclusivamente contare sulla sua agilità per schivare gli attacchi avversari e su una fionda per colpire alcuni cristalli utili a ricaricare il potere del suo fido compagno. Per quanto riguarda il dado Dicey, parliamo di un potere che ci permette di pescare fino a 5 carte da un mazzo di 15 estremamente personalizzato, facendoci così andare a sfruttare il risultato ottenuto dal lancio del dado per evocare uno o più ulteriori poteri a seconda del counter ottenuto. L'imprevedibilità di questa meccanica, che sposa quindi il risultato del dado alle carte che saranno pescate dal mazzo, rappresenta uno degli aspetti più riusciti e caratteristici di Lost in Random. Come ogni gioco di carte che sfrutti i dadi e il loro casuale risultato, ci saranno mani dove non riusciremo a ottenere un numero abbastanza alto per evocare le carte ottenute, oppure altre dove potremo utilizzarle addirittura tutte e 5 senza alcun problema. Considerando la presenza di ben 34 carte ben differenziate tra attacco, difesa e trappole, le possibilità non mancano di certo e possono andare incontro alle peculiarità e alle differenze di ogni videogiocatore. Tra le altre cose, sottolineiamo che attivando il potere di Dicey il tempo si ferma e potremo quindi ragionare con calma su come utilizzare
le carte pescate, prima di tornare a schivare e ad accumulare energia dei cristalli. Complice di tutto questo è una discreta varietà di nemici, che rende la risoluzione di ogni combattimento decisamente appagante, al netto di una difficoltà generalmente abbastanza permissiva. Non aspettatevi, insomma, degli scontri particolarmente difficili. Qualcosina in più per le boss fight presenti sicuramente si sarebbe potuto fare, mentre apprezziamo, senza alcuna riserva, i giochi da tavolo che sono stati introdotti tra le meccaniche di Lost in Random. Ci sono, infatti, alcune parti in cui il lancio del dado ci consentirà letteralmente di far avanzare una pedina in un percorso, eliminando mano a mano i nemici e alcuni ostacoli che si frapporranno fra noi e l'ultima casella del tabellone di gioco. Fin dal primo annuncio eravamo rimasti colpiti dai toni a metà tra il drammatico e il grottesco, per una fiaba che alterna con discreta maestria momenti più cupi e ragionati ad altri dai toni decisamente più leggeri. L'esplorazione dei vari reami che compongono il regno di Alia ci permette di approfondire, senza allontanarci troppo dal filone principale, delle storie di quotidiana follia, attraverso il racconto di creature dalle forme più oscure e bizzarre con le quali ci fermeremo per delle brevi missioni secondarie. Parliamo di situazioni che ci permettono di ottenere risorse extra utili per acquistare carte più potenti dal rivenditore Max Mazzieri. I momenti, insomma, per trattenersi due minuti in più tra i vicoli delle varie location non mancano, ma non rendono mai l'esperienza in sé dispersiva, come sarebbe stata se ad esempio il team si fosse concentrato su un approccio open world. Per il coinvolgimento, poi, non si può non dare merito al risultato ottenuto grazie alla direzione artistica e soprattutto attraverso la scelta della palette cromatica, così sporca e volutamente ricca di sbavature. Piccola menzione anche per il comparto sonoro, ricco di arrangiamenti calzanti e puntuali nell'enfatizzare le mille peripezie vissute dai nostri impavidi protagonisti. Tecnicamente parlando, infine, Lost in Random si difende egregiamente. La nostra prova su un PC di ultima generazione con RTX della serie 3000 ci ha permesso di giocare in modo continuo, senza problemi né bug di sorta. Raggiunti i titoli di coda di Lost in Random, ci siamo resi conto di aver vissuto un'avventura solida e coinvolgente. Il merito dei ragazzi di Zoink Studios è sicuramente quello di amalgamare con le giuste dosi le fasi dedicate ai combattimenti e all'esplorazione, senza dimenticarsi di proporre un sano e divertente intrattenimento. Il tutto che gira intorno a una storia che, lasciando traspirare una spiccata personalità, non si fa problemi a prendere spunto dall'immaginario di Lewis Carroll o di Tim Burton, raccontando una favola che merita di essere vissuta dall'inizio alla fine. Vi ringrazio per aver visto la recensione fino a qui, io sono Stefania, questa era la disamina di Lost in Random a cura del nostro Marino Puntorieri, vi do appuntamento presto per un nuovo video sul canale di Spazio Games.